ambienti politici, ambienti chiamiamoli amministrativi, probabilmente appunto qualcuno che ha contatti con l'INPS ha già sotto mano qualche nome o qualche appunto indirizzo, qualche partito, e ripeto, conviene a tutti secondo me far chiarezza spontaneamente senza vedersi arrivare elenchi esterni. L'appello arriva dal presidente del Consiglio regionale nelle ore in cui soffia forte il vento del sospetto a Palazzo Ferrofini, dove si vocifera che tra i richiedenti del bonus non ci sarebbero solo i leghisti Gianluca Forcolin, Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli. Altri sarebbero i soggetti coinvolti anche di altri partiti. 4-5 i nomi che girano, ma al momento non si conferma né si smentisce. Certo, le parole del presidente dell'Assemblea regionale lanciano un'ombra. Prima o poi i nomi verranno fuori, quindi è meglio che qualcuno faccia outing da solo senza che arrivi dall'INPS magari la lista di prospezione. Tra quelli che hanno fatto outing, riprendendo le parole di Ciambetti, c'è chi ha dato la colpa alla moglie, chi al commercialista, chi ancora ai soci. Il primo ad ammetterlo nel corso del nostro telegiornale è stato il trevigiano Riccardo Barbisan. Quei 600 euro del bonus, dice, sono stati richiesti in automatico dal suo commercialista, 600 euro che poi lo stesso consigliere ha devoluto in beneficenza, come dimostrano le carte trasmesse a corredo, ma non è detto che basti per evitargli la mancata candidatura, visto che lo stesso Zaia lunedì a mezzogiorno ha agitato lo spettro della sospensione delle candidature. Di sospensione immediata aveva parlato già domenica sera lo stesso segretario della Lega in Veneto, Lorenzo Fontana, che contattato dalla nostra emittente dice di confermare quanto dichiarato e di non voler aggiungere altro. Pronto ad allinearsi con le scelte del partito, la segreteria trevigiana, che pure crede nella buona fede di Barbisan. È sicuramente una leggerezza che ha avuto nell'affidarsi pienamente, come fanno molti di noi, al proprio commercialista. Anche chi fa politica può sbagliare, se lo sbaglio è uno sbaglio di disattenzione, può essere anche concesso e se rimediato tempestivamente anche fra virgolette riconosciuto. Ma il nome più illustre è quello del vicepresidente della giunta regionale, quindi vice di Zaia, Gianluca Forcolin. Chiaro che sia la situazione più imbarazzante. L'altro nome eccellente, Alessandro Montagnoli, consulente finanziario e presidente della prima commissione consigliare a Palazzo Ferrofini, che ha affidato a Facebook il suo sfogo parlando di leggerezza ma in buona fede. Il veronese dice di aver chiesto il bonus di comune accordo con la moglie al fine di devolvere la somma alla protezione civile. Restano i sospetti e i contatti frenetici all'interno dei partiti, con le segreterie dal PD a Fratelli d'Italia che stanno avviando delle indagini interne. Una cosa è certa, non sarà un Ferragosto come tanti e stavolta non è colpa del virus.